Oggi parliamo di WhatsApp, che è un'applicazione di messaggistica istantanea che ormai esiste dal 2009. È cambiata tantissimo negli anni, sono sicuro che tutti quanti, coloro che ci stanno seguendo, la conoscono, probabilmente la utilizzano. Però, come ho scritto magari nel titolo, magari non tutti lo conosciamo al 100%. Ecco. Oggi non abbiamo naturalmente il tempo nelle capacità di spiegarvi in mezz'ora come si usa al 100% WhatsApp, perché veramente ci sono tantissime sottosezioni, sottomisteri di questo fantastico di questa fantastica applicazione. Però vediamo un pochettino quali sono le cose più importanti, tralasciando naturalmente quello che sapete già utilizzare. Allora, quello che possiamo fare con WhatsApp lo sapete: mandare e ricevere messaggi, le foto, i video, chiamare, videochiamare, fare parte di tantissimi gruppi, alcuni belli, alcuni brutti, mettiamola così, nel senso che ce ne sono tanti di interesse generale, alcuni a cui siamo costretti a partecipare, penso, non so, quello del condominio, quello della scuola per i genitori, avanti così, ma questo fa capire quanto WhatsApp sia diventato un mezzo di enorme utilizzo da parte di tutti, sia in ambito lavorativo, sia in ambito di hobby, sia in ambito di vita normale. E poi c'è anche la possibilità di pubblicare questo, quello che viene definito stato, che è un po' la nostra storia della giornata. E in questo WhatsApp dal 2009 a oggi è cambiato tantissimo, è diventato quasi un piccolo social network, se vogliamo. E poi ne possiamo fare tante: possiamo tutelare la privacy, bloccare un contatto, usare WhatsApp sul computer, fare i backup, salvare le chat e tantissime altre cose. Adesso vi ho messo una piccola lista, non è solo questo quello di cui parleremo, ce ne sono tantissime altre, probabilmente non tutte riusciremo a parlarne oggi, ma ce ne sono veramente, veramente tantissime di questioni anche da approfondire, come diceva giustamente anche il nostro presidente, tante le si va poi ad approfondire in classe, durante i corsi, ma intanto vediamo un pochettino che cosa ci offre questa applicazione. Ecco, la zona, diciamo, di nostro massimo interesse non è tanto la zona home dove si trovano le chat, quelle sono sicuro che tutti sappiamo utilizzarle, ma nella zona home, in alto a destra, avete quei tre pallini che ormai sono un linguaggio internazionale, identificano le impostazioni. Se voi andate a cliccare, una volta aperto WhatsApp, su quei tre pallini, andate a finire nella sezione impostazioni, e questa sezione vi dà la possibilità di lavorare in una zona, diciamo, un pochettino avanzata rispetto alla sezione home, dove noi, come dicevamo, possiamo chattare, mandare messaggi, video e quant'altro. Quindi quella è la sezione che ci interessa di più. Ecco, partiamo dalla privacy, che è l'argomento più difficile, però così finché siamo freschi lo ascoltiamo tutti. Cosa si può fare a livello di privacy? Beh, ad esempio, si può nascondere le conferme di lettura, in pratica quelle spuntine che appaiono quando io invio un messaggio, posso evitare che si notino, evitare che si vedano. Posso nascondere anche il mio accesso a WhatsApp, cioè a chi dà fastidio che altri contatti possano vedere il mio accesso a WhatsApp, no? L'ultima volta che ho fatto l'accesso o se sono online. E posso anche proteggere limitatamente l'account, perché comunque WhatsApp lo fa già di suo. Quindi non è che possiamo agire più di tanto. Ecco, nella sezione privacy, come indicano le frecce, abbiamo la possibilità di andare a limitare le informazioni che WhatsApp dà di noi agli altri nostri amici, nostri utenti. Anche perché il problema di WhatsApp è che chiunque ha il nostro numero di telefono, in linea generale, può ottenere delle informazioni su di noi, cosa che invece molti social network non fanno se stiamo un pochettino attenti, diciamo così. Ad esempio, l'ultimo accesso, l'immagine del profilo, le informazioni sono quella piccola frasetta che mettete al di sotto del vostro nome, ecco, anche quella si può limitare. Lo stato, anche questo è interessante, qui appunto andiamo nel vivo. Lo stato vuol dire se possono vedere le mie storie, no? Tutto ciò che io ho pubblicato. Questo è molto, anche molto interessante poterlo bloccare, perché insomma, come dicevo, chiunque ha il mio numero di telefono può vedere anche quello che io pubblico. Diciamo che è un pochettino larga la questione della privacy in WhatsApp, quindi in questo caso possiamo un po' limitarlo. E le conferme di lettura, che però hanno un rovescio della medaglia: se io limito le conferme di lettura agli altri, in automatico io non posso vedere le loro.
Quindi loro non vedranno se io ho letto il messaggio e io non vedrò se loro hanno letto il messaggio. In pratica questa è una limitazione che ci dà WhatsApp, forse anche abbastanza corretta, è democratico in questo caso. La protezione dell'account. Nella sezione account avete due possibilità per aumentare la protezione dell'account secondo WhatsApp. In realtà è una sola perché l'altra, la sezione sicurezza, non potete fare molto perché da qualche anno WhatsApp già in automatico aumenta la sicurezza con questa crittografia end-to-end, che è un tipo di metodologia attraverso la quale i messaggi che invio io al mio amico Paolo li possiamo vedere soltanto io e il mio amico Paolo, non nessun altro né neanche WhatsApp, secondo almeno quello che ci viene spiegato in quelle ulteriori informazioni che vedete lì sotto. Ma è una cosa che è già viva, è già presente in WhatsApp. La verifica in due passaggi, che è una cosa che non tutti conoscono, è la possibilità non di inserire un PIN, come ho scritto, non è il classico blocco PIN, ossia io non posso bloccare l'app di WhatsApp, ogni volta che l'apro mi chiede un PIN, inserito PIN posso accedere, questo non è previsto nella versione nativa di WhatsApp. Però nel caso in cui io la disinstallassi e la installassi su un altro cellulare o su un altro computer, mi chiederà un PIN nel caso in cui io attivassi questa possibilità. Quindi, in questo caso può limitare indubbiamente l'accesso da parte di qualcun altro che non sia io. Questo è sicuramente interessante. Bloccare un contatto. Ecco, per bloccare un contatto, che è una cosa che si spera di non dover fare mai, diciamo che se uno si comporta bene, non viene bloccato da nessuno e viceversa, naturalmente. Però dovesse accadere che avremo un contatto molesto oppure per qualche ragione dobbiamo bloccare un contatto, bloccare vuol dire che questo contatto non ci può più scrivere, possiamo andare sempre nella sezione privacy, in fondo c'è scritto contatti bloccati e lì aggiungere uno dei nostri contatti o numeri di telefono che ci disturbano. Questo potrebbe essere una metodologia. Altrimenti possiamo tenere schiacciato con il dito sul contatto e nella sezione informazioni di contatto posso bloccarlo da lì, ma questo forse è un metodo più veloce. In questa lista contatti bloccati posso anche vedere tutti i contatti che ho bloccato negli anni, quindi mettiamo che questa persona poi si inizia a comportare bene, posso sbloccare anche i contatti, quindi tornare a chiacchierare virtualmente con questa persona. Fare un backup. Ecco, ci sono due modi per fare un backup di WhatsApp. Il primo riguarda, che è quello che state vedendo, è nella sezione chat, c'è la possibilità di fare un backup, ossia un salvataggio di tutte le conversazioni che ho su WhatsApp in generale in una sorta di cloud di WhatsApp che salva da parte. In linea generale WhatsApp lo fa già ogni tanto, però se vogliamo essere sicuri, fare un backup, poi magari disinstalliamo l'applicazione perché abbiamo comprato un nuovo cellulare. Andiamo sul nuovo cellulare, reinstalliamo tutto, inseriamo il numero di telefono, ci verrà chiesto subito: vuoi recuperare le chat che avevi precedenti? Sì, no, se dico di sì e ho fatto il backup, lui mi ricarica tutto quello che avevo all'interno di WhatsApp. Questo è molto molto comodo, vi consiglio di farlo anche così a tempo perso ogni tanto, perché WhatsApp non è mai sicuro, non è mai sicuro che lo faccia, non è suo compito. C'è una seconda possibilità che è quella di salvare una chat, ossia se io sono interessato a salvare solo una chat, tutta la conversazione, compresi i media, quindi video e foto, posso fare esporta chat. In questo caso, dall'interno della nostra chat con il nostro amico Paolo, in alto a destra ci sono le solite tre palline e lì posso selezionare esporta chat. Mi verrà chiesto se voglio esportare solo le conversazioni o tutto quanto, quindi anche i media e i video, insomma, i messaggi vocali. Verrà tutto inviato, la scelta tradizionale è farsi inviare tutto per email, quindi ci viene inviato una sorta di documento per email con all'interno tutto ciò che ci serve. Questa è un'altra metodologia piuttosto interessante, anzi da utilizzare magari per lavoro, no? Potrebbe essere utile. Ecco, WhatsApp lo possiamo usare anche su computer, non tutti lo sanno, non credo che sia utilizzatissimo, ma insomma è sicuramente una nuova dimensione di WhatsApp, è molto semplice, sempre dalla sezione home potete cliccare sulle impostazioni e cliccare poi su WhatsApp Web. Semplicissimo, ci viene detto, come vedete dalla slide, di andare su questo sito internet, webwhatsapp.com, fare una scansione.
cellulare vi dà la possibilità di fare una scansione su questo QR code. Una volta fatta, sul nostro computer appare praticamente l'applicazione di WhatsApp. Possiamo usare direttamente WhatsApp su computer, sicuramente comodo magari sul lavoro, quando avete magari la possibilità di vedere tutte le chat, tutte le conversazioni in maniera più ampia, più comoda. È molto comodo sicuramente. C'è anche la possibilità, in maniera più semplice, facciamo un passo nella sezione delle cose semplici, abbiamo anche la possibilità di cambiare lo sfondo a WhatsApp e anche il tema, che tante volte si fa confusione. Il tema, che vedete in alto, è la possibilità di rendere chiaro o scuro lo sfondo generale di WhatsApp, quindi anche le scritte. Il tema chiaro è quello che usiamo tutti, ossia sfondo bianco con scritte nere. E invece lo sfondo nero ci dà la possibilità di rovesciare questo discorso, da una parte forse anche più carino da vedere, dà meno fastidio agli occhi se lo si usa di sera e spreca anche meno batteria, come tutte le cose più scure naturalmente limitano l'utilizzo della batteria. Lo sfondo invece c'è la possibilità di scegliere nella nostra galleria delle immagini, c'è la possibilità di scegliere anche delle immagini di default a scelta libera, addirittura i colori a tema. E ci sono anche delle applicazioni esterne a WhatsApp che potete scaricare dal Play Store e scegliere ulteriori mille sfondi, quanti ne volete voi. Insomma, questa è anche una cosa che non tutti conoscono e che sicuramente torna utile, soprattutto la questione del tema, direi. Ma quanto pesa WhatsApp? Questa è una cosa che mi viene chiesta spessissimo nei corsi, alla quale non si può dare grande risposta, nel senso che WhatsApp, se non erro, pesa circa 20-30 mega. Però, come vedete dalle slide, non pesa solo 20 mega. Con WhatsApp c'è tutto ciò che è correlato, quindi quando mi viene inviato un video, quando mi viene inviata una foto, i messaggi vocali, tutto questo poi si amalgama e crea un sacco enorme di informazioni. Se vedete dalla parte di destra dello schermo, l'utilizzo di archiviazione, che potete andare nelle impostazioni utilizzo dati, vedete tutte le informazioni che volete a livello di quanto pesano, no? Le varie chiacchierate che fate online, vedete che la prima è 728,8 mega, quindi non sono 20 mega, sono 20 mega più tutti quelli che alla fine fanno 1,7 giga nel mio caso, che magari uso WhatsApp in maniera compulsiva, però bisogna stare un attimino attenti. Come si fa a limitare? C'è la possibilità di limitare lo scaricamento di dati da parte di WhatsApp, però in linea generale WhatsApp è fatto così, tutto ciò che noi che ci viene inviato viene comunque salvato all'interno del cellulare. Nelle impostazioni poi di archiviazione c'è la possibilità di limitare le immagini e i video, però comunque bene o male arrivano, quindi vi consiglio magari di cancellarli man mano che arrivano. Ecco, questo forse è il consiglio più meno pratico ma più utile che vi posso dare. Quindi morale della favola, non si può rispondere a questa domanda, però WhatsApp è uno di quei programmi, di quelle app che veramente appesantiscono il sistema. Però, insomma, ormai abbiamo cellulari molto, molto vasti che possono sopportare tale peso. E ancora, sì, ne abbiamo tantissime volendo, adesso ho fatto una piccola cernita delle cose più interessanti. Scrivere in grassetto, corsivo e barrato, che è una cosa che non tutti sanno, citare qualcuno in una chat. Ecco, scoprire chi ha letto un messaggio in chat, rendere un messaggio più importante e avanti così. Questi sono piccoli trucchi, se vogliamo, che migliorano il nostro utilizzo di WhatsApp. Vediamo subito come si fa il grassetto. Il grassetto si fa mettendo queste stelline, questi apici prima e dopo la scritta classica. Insomma, io sono scritto grassetto, voi potete scrivere quello che volete. Per il corsivo bisogna mettere le barrette basse. E per il barrato mettere questo baffo che trovate tutto quanto all'interno della sezione simboli della chat di WhatsApp. Sicuramente la conoscete, insomma, quando dovete inserire i numeri andate a cliccare su quel sim là sotto e lì potete poi selezionare questi simboli. Potete anche combinarli tra loro, quindi mettere grassetto e corsivo. Ecco, il barrato ha una certa utilità per dire cosa non bisogna fare, magari no, è utilizzato così. Questi sono tre elementi che possono modificare il font, il carattere delle nostre scritte. Più di questo non credo sia possibile. C'è la possibilità di citare. Cosa vuol dire citare? All'interno di un gruppo, mettiamo che ci sono 20 persone, una persona dice qualcosa che ci interessa, ma è a 20
30 conversazioni più in alto, io voglio citarlo, quindi riprendere quella conversazione e riprenderla dal mio punto di vista sotto, in fondo, naturalmente, quindi ordinato verso il basso. Devo mettere la chiocciola e scrivere il nome della persona che voglio citare. Un attimo, basta che voi mettete il simbolo della chiocciola, già vi dà la finestrella, il menu a tendina, meglio, dove potete scegliere il nome della persona presente nel gruppo da citare. Questo funziona naturalmente solo nei gruppi, non è che da una chat all'altra potete fare la citazione. Sapere chi ha letto un messaggio in chat. Ecco, questa è una cosa abbastanza interessante. Quando io scrivo un messaggio in una chat, in un gruppo, meglio, in un gruppo, e voglio andare a vedere chi l'ha letto e chi non l'ha letto, devo tenere schiacciato con il dito sulla scritta, l'ultimo, insomma, la scritta che ho fatto. Tengo schiacciato e poi seleziono info messaggio. Mi si apre, anche in questo caso, una finestrella con no, i nomi e gli orari di tutti quelli che hanno letto la chat, nella chat che io ho scritto. Questo è interessante ed è anche utile, magari sul lavoro, per capire chi ha letto e chi magari casualmente non è riuscito a leggere il messaggio e quindi magari va contattato privatamente. Questa è sicuramente una cosa da segnarvi. Così come la stellina, che non usa quasi nessuno, qua c'è la possibilità all'interno di una chat di rendere una parte di questa chat, un paio di frasi o più di una frase, importanti. Bisogna selezionarli e andare poi a cliccare sulla stellina. Cliccando sulla stellina, questa rende la frase importante, poi nella sezione importanti che trovate nel menu iniziale, ci cioè sono proprio messaggi importanti, potete vedere la cronologia di tutto ciò che avete ritenuto importante. Questo è veramente molto molto utile, è stato inserito neanche da tanto tempo e non è molto utilizzato, quindi vi invito a usarlo perché così potete rendere importanti delle frasi. Ricorda un pochettino la stellina che abbiamo nelle mail, magari in Gmail, no? Che possiamo rendere un messaggio importante per ricordarci che magari dovevamo rispondere o per ricordarci qualche cosa, insomma, riguardo quella chat. Fissare una chat in alto nella home, anche questo è abbastanza importante. Mettiamo che non ho il tempo di rispondere a una conversazione, ma voglio ricordarmi di farlo. Tenendo schiacciato sempre nella home, sul nome o sul gruppo che mi interessa, tengo schiacciato e poi si compare in alto, vedete questa barra, tra cui c'è questa puntina da disegno. Cliccando su questa, la chat viene spostata verso l'alto e rimane lì finché io non la tolgo. Quindi, anche se passano giorni, quel gruppo o quella persona rimane sempre in alto, fissata in alto, in modo che io possa ricordarmelo. Vicino c'è anche la possibilità, vabbè, di cancellare una chat, di silenziarla e di archiviarla. Queste sono cose un pochettino più semplici che sicuramente si conoscono. I colori e i tipi di notifica, ecco, nella sezione notifiche che si trova sempre in impostazioni, c'è la possibilità di cambiare la suoneria, cambiare il tipo di vibrazione, se mette la vibrazione, se mette la suoneria, se non mettere niente, e cambiare anche i colori delle notifiche. Questa è una cosa che non tutti sanno. Io posso decidere che il colore della spia che si accende sul mio cellulare non sia bianco o verde come di default di classico di WhatsApp. Posso anche scegliere il blu, il viola, il rosso e quant'altro in base ai colori che sono disponibili sul proprio cellulare. In modo che quando il cellulare è lì fermo e vedo che si accende la lucina viola, so che il viola corrisponde a WhatsApp. E questa è una cosa comoda perché uno può anche dire: vabbè, è WhatsApp, non mi interessa, lo guarderò più tardi. Il collegamento diretto alla home, anche questo è carino, ricorda molto il collegamento diretto della vostra rubrica del telefono, che potete creare quella sorta di loghetto della persona che ci interessa chiamare direttamente nella home del nostro cellulare, quindi nella prima pagina del nostro cellulare. Stessa cosa possiamo fare con WhatsApp, quindi magari il gruppo di lavoro, il gruppo della scuola o la persona con cui si chatta più frequentemente. Tengo schiacciato con il dito sopra la persona e seleziono crea collegamento diretto. Semplicemente ho creato la mia iconcina sulla homepage del nostro cellulare, naturalmente nei limiti di spazio permettendo. Cambiare numero di telefono senza perdere le chat. Ecco, questa è una cosa abbastanza spigolosa, nel senso che può capitare che cambiamo numero di telefono e non vogliamo però perdere tutta la cronologia di WhatsApp. Si può fare, naturalmente prendete in considerazione la possibilità di fare prima il backup, come abbiamo spiegato all'inizio, fate magari un backup delle conversazioni in modo da stare sicuri.
Poi, se andate nella sezione impostazioni, account, cambia numero, come vedete nell'ultima sezione, c'è la possibilità di cambiare il vostro numero di telefono informando WhatsApp di questo cambiamento, e dal momento che lo fate, quando installate WhatsApp su un nuovo numero di telefono, questo carica tutte le chat e soprattutto tutti i contatti che avete all'interno di WhatsApp. È più facile farlo che spiegarvelo, però questo è il procedimento. Quindi account, cambia numero, e poi viene verificato all'interno di questa sezione cambia numero. Questa è un po' una chicca che ho voluto lasciarvi verso il finale. Scoprire chi ci ha bloccato, perché cioè, vi ho parlato di bloccare le persone, ma possiamo anche scoprire chi ci ha bloccato. Ci sono tanti metodi, ci sono credo anche delle app per scoprirlo, queste non le conosco, quindi vi spiego quello che so. È un escamotage. Ci sono due passi da seguire per sapere chi mi ha bloccato. Se vado all'interno di un gruppo e scrivo un messaggio, o anche a una persona e scrivo un messaggio e vedo che la seconda spuntina non compare, vuol dire che c'è qualcosa, mi passa un po' di tempo naturalmente, vuol dire che c'è qualcosa che non torna, vuol dire che questa persona non arriva mai il messaggio. C'è un ulteriore trucco. Io posso creare un gruppo, no? Tutti noi possiamo creare un gruppo. Se io creo un gruppo e inserisco questa persona nel gruppo, questo signor Paolo, di cui eravamo amici fino a poco tempo fa, lo inserisco all'interno del gruppo, WhatsApp mi dice no, l'utente Paolo non può essere aggiunto al gruppo. Anche in quel momento mi rendo conto che molto probabilmente questa persona mi ha bloccato, quindi non posso di fatto, se sono bloccato non possiamo comunicare, quindi non ha senso per WhatsApp inserirlo in un gruppo, e qui abbiamo trovato la problematica. Un'ultima cosa che mi viene in mente per gli allegati, la questione delle foto. Si dice, ed è vero, che quando inviamo le foto attraverso WhatsApp, le foto vengono leggermente ridimensionate o anche drasticamente ridimensionate nel caso in cui fossero molto grandi, intendo 4, 5, 10 mega, e perdiamo un po' di qualità fotografica. Per aggirare questo problema, c'è la possibilità, anziché fare allega foto o nella chat inserire direttamente l'immagine dal loghetto dell'immagine, potete fare allega documento. Se noi alleghiamo il documento, lo andiamo a cercare nell'archivio di WhatsApp, scusatemi, del cellulare, possiamo allegarlo come fosse un documento, e in questo modo WhatsApp lo tratta come fosse un documento, quindi non lo va a ridimensionare. Possiamo inviare una fotografia o più fotografie al massimo della potenzialità del vostro cellulare, quindi anche di WhatsApp. Questo è un piccolo trucco che mi è venuto in mente, non ho fatto la slide perché mentre parlavo mi è venuto in mente. Ecco, credo di avervi raccontato tutto, sicuramente ci sono altre cose, ma spero e credo di avervi dato qualche stimolo in più. Ci sono sicuramente altre questioni da trattare, ma magari più avanti. Grazie.